Di qua. Siamo pronti? E voilà! Favorire la conoscenza, la formazione, lo sviluppo delle competenze e la sperimentazione di servizi e soluzioni ad alta intensità di conoscenza e trasferimento tecnologico per la creazione e la crescita imprenditoriale. Sono questi gli obiettivi del KIBS Lab, centro sperimentale sviluppo delle competenze nell'area del Customer Relationship Management e dei servizi avanzati. Il KIBS Lab è stato inaugurato con grande partecipazione di pubblico venerdì 8 aprile presso la Fondazione Alario per Elea Velia ad Ascea, alla presenza dell'assessore allo Startup, Innovazione ed Internazionalizzazione della Regione Campania, Valeria Fascione. Al taglio del nastro a Palazzo Alario è seguito il talk sharing nell'Auditorium Parmenide dove, coordinati dal giornalista Peppe Iannicelli, si sono alternati gli interventi del presidente della Fondazione Alario, Marcello D'Aiuto, del sindaco di Ascea, Pietro D'Angelillo, di Maria Rosa Rianese, project manager KIBS Lab, del venture capitalist Giovanni De Caro, del presidente KIBS Lab Tommaso Chirico, di Gerardo De Paola, responsabile repertorio qualificazioni Regione Campania, di Paolo Zanenga, presidente di Ottima Society, di Aldo Borrelli, direttore generale R&S Management, del presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino e di Filippo Ammirati, responsabile progetto Enterprise Europe Network Enea, unità trasferimento tecnologico. Ha concluso gli interventi l'assessore regionale allo Startup, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania, Valeria Fascione. Ma cos'è esattamente il KIBS Lab? È l'innovazione che però tiene in considerazione il territorio con le sue vocazioni. È l'insieme, come piace dire a me, di azioni generative che pertanto, come quando appunto si genera, tengono conto della tradizione, del substrato, della storia, dell'identità sulla quale si basa la specificità di un territorio per guardare oltre, per aprirsi, per confrontarsi con l'esterno. È appunto il sogno di un Cilento, ma diciamo di un'intera regione Campania che lavori insieme, perché spesso la separatezza dei territori, fisica ma soprattutto culturale, non ha consentito la messa a sistema delle vere eccellenze di cui il territorio ha bisogno. Diceva il professore Persico nel suo libro Plectos che lo sviluppo si raggiunge non tanto con azioni innovative, quanto col far fare interconnessione tra quello che c'è, ovviamente quello che c'è di buono. Immaginiamo con KIBS Lab di dare spazio fisico ma anche concettuale a idee, talenti, competenze, a quanti vogliano mettersi in gioco e immaginare il di più di cui il territorio può essere portatore. Attenzione, luogo di interazione soprattutto tra i produttori di conoscenza, e la K di KIBS è l'iniziale, il punto di partenza, ma anche la prospettiva di questa Europa che continua ad essere voluta knowledge based, quindi ad alto contenuto di conoscenza, basata sulla conoscenza, con i produttori di valore, alias le imprese. D'altronde, e non lo dico io, lo dicono gli esperti di knowledge management, di coloro che gestiscono la conoscenza in sé è valore in potenza, almeno come quanto il valore è conoscenza in atto. Quindi il valore non come attributo della conoscenza, ma come conoscenza stessa quando si espande nella condivisione. Questo concetto di co-working, co-making, diceva l'assessore del KIBS Lab, è la vera sfida di questo territorio, tenere insieme competenze diverse per fruire dei talenti di cui può essere portatore il mondo della conoscenza, le università, i centri di ricerca, ma attenzione, mettere in gioco, far esprimere anche il mondo imprenditoriale quando è esso stesso talento. Quindi dare voce a ciò che di buono questo territorio fa e può ancora ambire a fare. Una grandissima opportunità per la Campania. Ci tengo molto a sottolineare questo aspetto. Noi siamo qui a servizio dell'intera regione.
e è bello che si faccia qui una cosa del genere. E infatti il nostro messaggio è che abbiamo un grande spazio a disposizione, aperto a tutti. La vera grande innovazione è quella della collaborazione, della condivisione delle conoscenze. Una delle cose nelle quali ci impegneremo da subito è quella di fare una banca dati delle competenze per rintracciare tutte le competenze che questo territorio esprime, perché si mettano insieme a lavorare per lo sviluppo della Campania tutta, di questo territorio in particolare. Il presidente De Luca ad Agropoli ha detto 2 settimane fa che voleva che la regione Campania diventasse la prima regione d'Italia. Siamo impegnati con lui in questo percorso. Noi stiamo dando oggi un'immagine diversa del Cilento, che non è quella delle difficoltà che si piange addosso, eccetera, ma stiamo dando l'immagine delle competenze, delle capacità e del merito che vuole essere in vetrina. Siamo orgogliosi di ospitare il Kibbs Lab. Noi oggi, è un giorno di gala per noi, perché quest'anno festeggiamo anche il 30° anno della Fondazione Alario. E quindi unire questi due eventi è per noi un motivo di grande orgoglio. Per me in particolare, che sono presidente da un anno, poter inaugurare questa struttura è veramente un motivo di orgoglio. Cosa apporterà il Kibbs anche per la fondazione? Cioè è comunque una cosa innovativa per il Cilento, ma anche per la fondazione stessa, che promuove la cultura, promuove il territorio, promuove anche il turismo. Esatto, la fondazione esce un pochino da quella che è stata negli ultimi anni e quella che è stata l'attività principale degli ultimi anni, per cercare di dare valore soprattutto alla formazione nell'ambito appunto professionale per imprese e per i giovani, che è quello credo che il territorio, il Cilento abbia maggiore bisogno. Il nostro territorio ha bisogno ovviamente di aumentare le conoscenze e le capacità per affrontare le sfide, voglio dire, che il mondo moderno ci pone quotidianamente, per cui noi salutiamo con grande interesse, con grande piacere e saremo pronti a fare tutta la nostra parte per poter collaborare, per dare quello che può essere il nostro contributo istituzionale. È una grande opportunità per il territorio, devo dire, va dato merito e atto alla Fondazione Alario che continua a portare avanti iniziative di grande pregio, di grande valore, ma soprattutto di grande concretezza. La vera grande sfida oggi è quella di trasformare quella formazione che tante volte purtroppo ha visto soltanto uno spreco di fondi pubblici, ma senza un'attuazione concreta nei territori. Oggi invece vediamo finalmente dei progetti che vanno verso la direzione appunto di una concretezza, cioè quelle conoscenze reali che vengono messe a servizio del territorio e a servizio di quello sviluppo che il territorio necessita. Il parco è esattamente questo, il Parco Nazionale del Cilento, Valdoriano e degli Alburni oggi lancia proprio questa grande sfida, cioè utilizzare la nostra bellezza, utilizzare le nostre risorse per fare in modo, per dare occasioni e opportunità ai nostri giovani. Il parco è il parco di tante cose belle, ma oggi dobbiamo trasformare il bello in utile, chiaramente mantenendo intatti quei principi ispiratori della nascita del parco.